Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Siamo tornati qui con Yu-Gi-Oh! Legacy of Duelist. Abbiamo fatto nello scorso episodio la signora Arpia e adesso faremo Attacco dall'Abisso. La vera potenza del puzzle del millennio cominciò a mostrarsi. Durante i duelli il puzzle energizzava Yugi con la forza e l'anima di uno spirito antico. Yugi iniziò a ponderare la situazione, ma un altro problema doveva essere risolto velocemente. Tutti questi duelli mi hanno fatto venire fame. Qualcuno di voi si è ricordato di portare del cibo? Mi spiace, Joy. Non abbiamo del cibo? Come possiamo continuare il resto della gara senza niente da mangiare? Hai ragione, Joy. Duellare è faticoso, ma non ho visto né bancarelle di hamburger né ristoranti da quando siamo arrivati. Sniff sniff, sento odore di cibo da quella parte. Seguirono l'odore verso la spiaggia, dove videro un fuoco da bivacco e dei pesci alla griglia. Cavoli, ragazzi, mi piace il pesce alla brace. Che profumino. Scommetto che ha un sapore ancora migliore. Cosa ti fa pensare che questi pesci siano tuoi? Credetemi, mangiamo e poi faremo le domande. I vostri stomachi mi ringrazieranno. Joy corse verso il bivacco. Joy direbbe qualsiasi cosa pur di riempirsi lo stomaco. Alcune persone non hanno assolutamente alcun autocontrollo. Brontolio dello stomaco. Ah, vabbè. Joy salvò un po' di cibo per me. Tristan corse dietro Joy. Non passò molto tempo prima che Yugi e Thea si unirono a loro. Joy afferrò uno dei pesci. Oh, delizioso! Mentre il gruppo incominciò a mangiare il pesce, un giovanotto emerse dal mare con una lancia in mano. Rimpinzatevi con il mio cibo, ladri. Questo sarà il vostro ultimo pasto. Sapevo che era una cattiva idea. Come osate rubare il mio pesce, sporchi ladri? Ehi, rilassati, è solo qualche pesce. Dei pesci che non vi appartengono e per rubare un pescatore voi dimostrate di non avere... onore. Aspetta un secondo. Tu sei Mako Tsunami, il migliore duellante oceanico? E voi chi siete? Sono Yugi Muto, mi dispiace per i tuoi pesci. Tu sei Yugi Muto, l'unico duellante che è riuscito a sconfiggere Seto Kaiba? Che bella sorpresa. Devo chiedere scusa, sono stato scortese. Se siete amici di Yugi Muto, venite a sedervi e mangiate tutto quello che volete. Il gruppo si sedette intorno al fuoco e condivise il pasto con Mako, dopodiché ringraziarono Mako e lasciarono l'accampamento. In quel momento Mako scagliò la sua lancia a terra di fronte a loro. Vi ho offerto la cena, forse tu mi ripagherai con un duello? È un pazzo? No, ma sono un pescatore esperto e voi avete abboccato la mia isca. Quale isca? Il pesce ovviamente, vi ha attirato perfettamente, ma non mi sarei mai aspettato di prendere Yugi Muto. Questa mattina ho beccato un altro duellante, ma non ero un degno avversario, un duello contro di te Yugi sarebbe una vera prova. Mako Tsunami, accetto la tua sfida. Decutente, allora cambiamo, invece di usare Adamancipator, quale uso? Drago rosso di Apason, ce ne sono tanti, Dark Magician, Cyber Dragon, ritorno, allora in realtà ne ho in mente uno da voler utilizzare se lo trovassi, sarebbe anche... interessante usare quello di Pegasus. Però dove che diamolo sta? Io l'ho visto. Ascesa dei Red Raptor. Ascesa degli Shuranui. Non riesco più a trovarlo, onestamente. Vabbè, al limite poi mi segno il nome, l'avevo visto. Non spoilerò quindi il deck. E quale scelgo tra i due Cyber Draghi? Proviamo questo, Cyber Dragon questo, vediamo. Per non usare sempre Adamancipator. Ok. Allora, in genere il Cyber Draco vuole iniziare per secondo. Quindi inizio per secondo.
E poi non so nemmeno assolutamente le carte del deck Sabio Drago, perché io lo so usare Master Duel e Duel Link. Non so se qua ha carte diverse, però da come vedo forse no. C'è Hertz, Nucleo, Duplicazione. Allora, Hertz o Nucleo? Andiamo di Nucleo. E mi prendo un Cyber Emergenza. Sì, mi prendo Cyber Emergenza. Poi Cyber Emergenza. E mi prendo Naxxter. Attivo il suo effetto. Mando al cimitero Hertz e lo evoco. Ma sbaglio, qui Nucleo ha un attacco minore rispetto a Master Duel. Non vorrei dire cavolate. Non me lo ricordavo che avesse 200 d'attacco, tipo forse 800, non mi ricordo. Almeno su Master Duel. Mi prendo in mano un Cyber Drago, grazie all'effetto di Hertz, e uso duplicazione di macchine. Uno e due. Entrate in campo, miei potenti Cyber Draghi. Allora, una bella evocazione speciale. Ah, qui ho anche altro nell'extra deck. L'incuribo. Ma sbaglio, non c'è il drago Furia, mi pare si chiamasse, Chimera Tech. Ah no, forse perché lo posso fare solo con le fusioni, quello. Boh, non lo so. Comunque, andiamo di Nova. Allora, questi non li posso usare, giustamente devo usare i due Cyber Draghi. Ma in questa versione c'è l'Infinity? Sì, Infinity c'è. Però al momento non lo uso. Ah no, giusto, la normal l'ho già fatta. Potrei usare Salamagna per togliere quei due. Allora, vabbè. Uso l'effetto. Evoca specialmente un mostro designato. Cyber Drago. Cyber Drago. Evochiamolo. Però mi sa che non lo riesco a OTK-pare. A meno che non posso sacrificare questi due. Vediamo un po'. Magari usando Drago Fortezza Chimera Tech. O anche Sieger potrei usare. Vediamo se me lo fa fare. Uno e due, sì. Allora, andiamo in Battle Phase. Attacchiamo. Quale effetto, scusate, della carta? No. E si distrugge. Attiviamo ora l'effetto di Nova. Sacrifico il Cyber Drago, un bel 4000. Ma l'effetto di Sieger, vediamo. Sì. Non me lo ricordo l'effetto di Sieger. 6100. Ah, mi aumentava l'attacco, ok. E poi con questo faccio danni lo stesso?
Mi pare che non facesse danni poi. E infatti, peccato, se no lo avrei killato in un turno. Main phase 2. Vado con Infinity. Così un bel negate. Anche se contro questi, cioè non è che c'è bisogno nel primo Yu-Gi-Oh! Di tanti negate elaborati. E end phase. Carta coperta. Che cosa posso evocare? Ah. Vabbè, io direi di non fare altre evocazioni e di porre fine alle sue sofferenze. Non c'è bisogno, a meno che non ha un 2000 in più di difesa, no? 800. E bye bye. Vittoria! Che grande duello, ti saluto caro mio. Mako, questa vittoria non è stata facile, tu sei un grande duellante. Ok, quindi per oggi è tutto, iscrivetevi al canale, cerchiamo di arrivare ai 600 iscritti, possiamo farcela, lasciate un mi piace, attivate la campanella per non perdere i prossimi video. Bye!